Con mister Cornacchini, allenatore dell'Alma Juventus Fano, mister, arriva un punto d'oro da un campo difficile, in una partita difficile, in una situazione difficile, quindi diciamo tutto bene così nella partita di ieri. Sì, assolutamente, è un punto importante che ci dà continuità e soprattutto ci dà grande forza, perché in una situazione difficile ambientale contro una squadra che ha giocatori di grande qualità, quindi le difficoltà c'erano. Difficoltà che il Fano ha accusato in diversi tratti della partita. Che cosa avete sofferto maggiormente della Nocerina e se comunque sia era pronto anche a questo cambio di modulo che ha portato mister Padalino, che poi magari dai tifosi locali è stato contestato meno, che però magari potrebbe avervi sorpreso? Ma no, noi avevamo preparato la partita in una certa maniera, pensando, sai, quando vengono a mancare due difensori centrali titolari devi cambiare qualcosina, quindi abbiamo pensato esclusivamente a giocare come volevamo noi, quindi poi dopo ci siamo adattati bene, poi nel momento in cui siamo andati sotto abbiamo ricambiato e siamo tornati a giocare nella nostra solita maniera, che è un'identità che abbiamo trovato e dove si gioca secondo me meglio, però sai, in questa circostanza dovevi cambiare qualcosina, ma no, abbiamo cercato un pochettino poi le loro individualità, perché Cavallaro è un giocatore importante, un giocatore che ha grandissime qualità nell'uno contro uno, quindi lo stesso l'altro attaccante ha grande velocità, quindi le difficoltà c'erano, lo sapevamo, però secondo me la squadra ha reagito bene. Se l'aspettava mister, tornando sempre a quelle che sono state le principali contestazioni in casa Nocerina, la sostituzione di Cavallaro e l'esordio anche di questo ragazzo di 16 anni in un momento delicato sia della partita che della stagione? Ma queste sono cose che sinceramente uno le valuta al di fuori, l'uscita di Cavallaro probabilmente a noi ci ha dato un leggero vantaggio, anche se poi loro giocavano stesso con due attaccanti, quindi cercavano di coprirsi un pochettino di più. Però questa è una situazione che non sta a me valutare, ma all'allenatore che chiaramente ha a disposizione sotto ogni giorno i giocatori. Allora valutiamo il nostro d'ingresso, quello granata di Pazzi che ha risolto la partita con questo pareggio bello e importantissimo. Sempre più importante avere tanti uomini alla pari, si comincia veramente a parlare di 17-18 titolari in questo Fano. Ma guarda, dico, la forza di questo Fano è probabilmente il gruppo, perché chi gioca chiaramente da tutto, chi non gioca dall'inizio quando sta facendo la differenza, quindi è sicuramente importante avere a disposizione dei giocatori che capiscono qual è l'obiettivo e soprattutto che lavorano da squadra, questo è determinante. Un'ultima battuta, mister, è inevitabile, siamo in un periodo particolare perché è aperta la finestra di calciomercato, state lavorando con la società, avete parlato con la società, c'è la possibilità che qualcuno arrivi o che qualcuno lasci? Chi arrivi pensa nessuno, non lo so, no, mi sembra che insomma le cose stiano così, rimangono così, almeno per adesso in questa situazione qua.